Piazza 11 settembre in Visibilio, tutta tinta di rosso e blu ed in festa con tanto di esibizioni e performance musicali. Una schiera di tifosi assiepati sotto al palco allestito per l'occasione nel cuore dell'isola pedonale a Cosenza. Festeggiamenti partiti intorno alle 20, ma si è dovuto attendere un'ora in più perché i protagonisti si palesassero agli occhi dei tifosi. In testa al gruppo, sfoggiando la nuova maglia, il capitano Manolo Mosciaro, con lui la dirigenza al completo. Non è mancata la riservatezza di Mister Capellacci, vero autore del successo della scorsa stagione e che secondo il suo stile ha viaggiato nelle retroguardie sempre con atteggiamento composto e controllato, non sottraendosi però alle domande dei giornalisti. Si parte sempre col presupposto di fare bene, lo possiamo fare, dipende da noi, dipende da tante circostanze, però la volontà e la speranza di fare, di raggiungere quello che è il nostro obiettivo ce l'abbiamo e dobbiamo pensare solo a quello, quindi a lavorare tutti i giorni col pensiero che a fine campionato dovremo aver confermato la categoria. Pubblico carico soprattutto a fronte delle dichiarazioni di Guarascio che chiede che il pubblico faccia da dodicesimo uomo. Nel corso della presentazione attraverso i loro cori non ha lasciato spazio alle parole esultanti all'annuncio di una curva che tornerà a costare 10 euro. Tutto lo scopo di riuscire a seguire il campionato nella speranza che la squadra possa disputare una stagione di vertice. Un'impressione sulla squadra credo sia ancora presto, abbiamo visto poco, il calcio di agosto di solito è sempre fuorviante, aspettiamo l'inizio del campionato e poi valuteremo insomma i nostri ragazzi quello che ci sapranno dare. Mi auguro che saliamo e la finiamo di tribolare perché ormai sono più di 10 anni, insomma soffriamo e ci meritiamo sicuramente qualcosa di più, sicuramente la nostra città si merita qualcosa di più e gli ultra si meritano qualcosa di più, che sono la parte pulita del calcio in Italia e nel mondo. Mi aspetterei il salto di categoria, però non è che è facile, speriamo. Ci vuole, ormai il calcio lo sappiamo che è un business, quindi ci vogliono risorse economiche non indifferenti. Presente anche lo staff del settore giovanile, a partire dal responsabile Enzo Patania, passando attraverso l'allenatore della Berretti De Angelis, degli allievi Roberto Chiuzzi e dei giovanissimi Maurizio Ricci. Sicuramente ho trovato dei ragazzi molto motivati, quelli dello scorso anno hanno un anno particolare, molto difficile, quindi hanno fatto della motivazione la loro arma iniziale per questo inizio stagione. Sono contento di intraprendere questa avventura qui col Cosenza perché, ripeto, per me è come tornare indietro di tanti anni. Con un'attività secondo me oggi più importante di quella di calciatore, perché comunque sia cercherò di dare la mia esperienza di campo e di giovane allenatore ai ragazzi che quest'anno avrò la fortuna di allenare.